Moser, intanto questo 2019 dal punto di vista ciclistico, che com'è stato? Beh, è stato un'annata come tutte le altre, perché il calendario è sempre quello, cambiano un po' i protagonisti, ma diciamo che per l'Italia, bene o male, possiamo accontentarci, insomma, si può sempre far meglio, però considerando la globalizzazione, tutto quello che è cambiato anche nell'ambito delle squadre, dell'organizzazione, possiamo essere contenti. È chiaro che se torniamo indietro di 20-30 anni le cose erano diverse. C'è un po' di rammarico per come è andato il campionato del mondo? Tutti quanti erano convinti che Trentin vincesse, invece non ce l'ha fatta. L'altro era molto più forte, questo si è visto nettamente, perché quando è partito per la volata non è che l'ha battuto di mezza ruota, non l'ha battuto, l'ha staccato, insomma, vuol dire che questa, la differenza c'era. Ed invece se ripensa al suo record dell'ora e guarda quello che sta succedendo oggi, che cosa ti viene in mente? È normale, sono passati tanti anni e le cose sono cambiate in meglio da parte per quello che riguarda la preparazione, le bici, tutto quanto. Campenaerts ha battuto il record in Messico, perché la quota conta, e se vogliono batterlo adesso devono andare là, non possono più pensare di batterlo qui. Ti chiedo anche due cose di calcio. Da tifoso dell'Inter, pensa che la sfida scudetto con la Juventus possa risolversi al photo finish? Beh, nel calcio si può mai dire, perché la palla è rotonda, vediamo che certe volte succedono dei risultati che non si aspettano. Vedremo, adesso la Juventus è in testa, l'Inter è lì a vicino, però ci sono anche altre squadre che possono dar fastidio. È chiaro che se la Juventus continua a vincere bisogna che perda qualche volta, se no non la battono. Però le sta piacendo comunque quest'Inter con Conte in panchina, che sembra aver dato un'impronta diversa rispetto al passato? Sì, sai, il calcio, come ho detto, è imprevedibile. Hanno una squadra buona, però forse qualcosa manca, ecco, per la continuità. Quindi insomma si aspetta qualche intervento sul mercato di gennaio? Ma io non è, seguo, ma non so tutto, ecco. Però ecco, per chiudere, c'è un giocatore che più di altri l'ha impressionata? No, perché non... Beh, è chiaro, Ronaldo è un giocatore che credo che sia il numero uno del nostro campionato. Dopo anche lui ha i suoi alti e bassi, adesso ha avuto questo momento un po' di crisi, è quasi creata la crisi.